Salve amici, volevo farvi vedere questo campanello. Costa 13 euro. L'ho preso su Amazon. È adatto per tutti i monopattini, bici, universale. È universale. Perché c'ha una cinghia in elastico che si tira e può andare bene per qualsiasi diametro di tubo, parlando di monopattini e biciclette. E quando ci esce si ora lasciamo che il tempo che lo esco, così ve lo faccio vedere. Ma chi cavolo va? Comunque la confezione è abbastanza sì. La confezione diciamo che va bien incollato. Eccolo qua. Che cosa c'ha di bello questo campanello? Così siete tutti belli felici con questo campanello. Ci chiamate il campanello. Comunque io quello mio delle G30 Max non lo sostituisco, né con questo né con nessuno. Rimarrà lì. Possiamo aggiungere questo. Guardate che bello. Guardatelo. Guardate. E qui c'ha praticamente i pulsanti per azionarlo. C'ha questa cinghia. La mettete dove volete voi, questa cinghia tirate. La mettete questa stessa cosa vale per questo, c'è la sua cinghia che è questa qui, mette qui, tirate e l'agganciate, no, questo va così, tirate, tirate, questo va qui di dentro, tirate. E poi l'agganciate, insomma, c'ha le cinghie, per cui questo si allunga per qualsiasi tubo. Poi non c'è nient'altro, è questo. Perché praticamente non ci sono batterie qui, questo si deve ricaricare. Vedete, autocarica. Qui c'è l'ingresso per caricarlo. Vedete, è comodo. Così, plaffate, plaffate. Allora, questo deve entrare qui, entrate, e lo caricate. Niente di che. È bello perché diciamo ha queste misure che si può mettere attraverso il tubo, va bene per tutti i monopattini G30 Max, Xiaomi, Nanibut, S1, S2, S4, S6, S7, tutti, biciclette. Come funziona? Vediamo, se sei un po' carico dovrebbe funzionare. Questo lo mettete, quindi togliamo un attimo questo per il momento. Questo lo mettete, vedete come le dimostrazioni, lo mettete pure così, attorno al tubo, dove c'è spazio lo mettete, forte. Allora, questo diciamo che c'ha due pulsanti, vediamo il primo, questo è quello standard, ecco questo è quello standard, è fortissimo. Proprio è forte, non so se. Poi qui sotto ci sono altri quattro tipi di suonerie. Ecco, quando voi cercate la suoneria che volete voi, così
lo lasciate così. Ora da questo momento in poi è questo il suono. Volete cambiare? Perfetto, io piace questo. Lo lasciate per così e suonate. Vedete? Cioè, questo non lo voglio, voglio questo. Allora schiaccio questo. È facile. Vediamo di metterlo nel mio monopattino. Facciamo una prova. Vediamo come va. Io l'ho montato. Vi faccio vedere come l'ho messo io. Il G30 Max, vedete? Con la cinghia. Così. Così tieni. Qua è fortissimo, vi devono sentire. Questo lo lascerò sempre perché mi piace troppo questo disegno che c'ha, per cui lo rinuncerò a questo completamente. Andrò a cambiare tutto qua, no? Non ne vale la pena. Questo è il porta telefono originale della Ninebot, per cui questo è il pulsantino, come vi dice, si può mettere dove volete voi. E qui c'è il suono che metto sempre con la cinghia, vedete? La cinghia che si attacca qua, vedete? C'è la cinghia. Lo potete mettere dove volete voi, dove c'è spazio, però va bene per bici, monopattini, qualsiasi cosa, perché diciamo c'ha una misura abbastanza che può andare bene per qualsiasi cosa, per cui non dovete andare lì a dire ma va bene per Ninebot. Sì, va bene, la cinghia è abbastanza lunga, io penso anche per l'S2, S4, certo non è che io ho con me questo monopattino e posso fare la prova, però è abbastanza lungo, dico, considerate voi il G30 Max che l'ho messo qui, questo l'ho messo nella manopola, quindi c'è più space, considerate voi, niente, io l'ho messo qui, però penso di spostarlo e lo metto qui, vediamo, ecco, l'ho spostato qui. Poi c'è il filo, questo è per suonare. Ora per suonare, qua c'è l'acceleratore, giusto? Io penso, tu ammacchi il freno e suoni, no? Quindi si potrebbe mettere dove c'è anche questo, no? Però essendo che già questo qua ce l'ho, secondo me va bene messo qui. Quando volete fare spostare qualcuno, basta fare... Anzi, però devo scendere un altro po'. Devo scendere un altro po', ma lo giro così, vediamo. Ecco fatto. Va bene, questo è un piccolo, diciamo, campanello originale, facile da installare. 13 euro, vi lascerò il link se volete acquistarlo su Amazon, così lo trovate subito, vi lascerò il link. E che cosa dire, io penso che va bene, poi c'ha la sua ricarica, si ricarica automaticamente, con questo si ricarica con il cavetto, perciò non avete seccature di batteria da sostituire. Per cui, già, sono felice che c'è questo. Già io sono felice che c'è questo. Ancora sta scocciatura di batterie da cambiare, sempre batterie. Questo già è ottimo. Comunque, ve lo potete montare dove volete. Il suono è forte, abbastanza forte. Dire
direzionale, perché se io questo lo alzo, se io questo lo alzo di più, il suono lo fa verso l'alto. Per cui va bene, con questo è tutto. Ciao a tutti. Vi faccio vedere come si carica. Va bene. Adesso sotto carica c'è un LED acceso che indica che sta caricando. Poi non so se cambia colore, ma è dentro questo LED, non è di fuori, per cui non so. Sentite? C'è fortino, no, ma c'è da insordire. C'è da insordire. Cioè, per come è potente c'è da insordire. Anche questi tasti sono di gomma, bellissimi anche al tatto, non sono di plastica, tutto gomma. E sicuramente è impermeabile, però si deve leggere nelle istruzioni se è impermeabile alla pioggia o agli schizzi d'acqua, sicuramente sì. Va bene, con questo è tutto.